Grazie Emanuele, andiamo subito a vedere quello che è un po' il vero tema dominante, cioè in casa del centro-sinistra lo scontro sempre più acceso tra Conte e Schlein. Allora su questo, il mattino di Puglia e Basilicata titola Le macerie politiche del terremoto giudiziario in Puglia, Bubbone, Bari, tra Conte e Schlein volano gli stracci, PD e Movimento 5 Stelle divisi alle elezioni comunali, la segretaria Demme accusa di tradimento il capo del Movimento 5 Stelle ritiratosi dalle primarie, che replica aveva avvertito Elli, la legalità per noi non è negoziabile, il campo largo regge solo in Basilicata e a Perugia, sondaggisti, la bufera aumenterà la fuga dalle urne, l'inchiesta, l'ex assessore regionale Mauro Di Noia pagò anche voti per le comunali a Bari nel 2019 che elessero sindaco De Caro. Resto per segnalare anche altre due notizie, intanto quella che riguarda la risoluzione del Consiglio per i diritti umani, ONU, basta armi a Israele, sotto accusa anche Meloni, un avvocato palestinese denuncia il governo italiano per corresponsabilità con Bibi, la minaccia, ci vendicheremo. Intanto il prezzo del petrolio schizza a 91 dollari, insomma il petrolio brucia, le conseguenze di attacchi ucraini alle raffinerie russe e delle tensioni tra Israele e Iran.